Ok ragazzi, è passato più o meno un giorno da quando ho incontrato quella strana tizia che non so se effettivamente sia un hacker o meno. Per quello che ha fatto potrebbe anche darsi, però io ho seriamente i miei dubbi. Quindi adesso la missione di oggi sarà andarla a cercare. Spero di trovarla. Non so, teoricamente preferirei un attimino conoscere una roba del genere. Tu Dante, che stai facendo sul gabinetto? Scusa Dante. Bruh. No, andiamo a cercarla, non ci facciamo domande. Ok, mi pare di vederla. Sì, è lei, perfetto. Ciao Moon, la tizia hacker. Vabbè, sarà qua a fare le sue cose da hacker più o meno. Ok, vabbè, chiediamogli più o meno come sta. Non ho intenzione di importunarla troppo, sinceramente. Come stai? Tutto ok, grazie. Dai, boh, cosa gli potrei chiedere? Sinceramente, non ne ho la più pallida idea, sarò sincero. Ti va se usciamo? Così, d'impatto. Ok, va bene. Ok, signorina Moon, guarda, per me va abbastanza bene, però possiamo andare a casa tua? A casa mia? Cioè, ok, non lo so. Dico, va bene, dai, va bene. Quindi, sto per uscire con una ragazza su Adopt Me, tipo, ok. Non chiedermi come faccio a se... No, non è dalla finestra. Ok ragazzi, io ho preparato tutto, direi che sì, ho ordinato abbastanza bene, non vedo nulla di male. Ho messo la cassa sopra il frigorifero, non ha molto senso. Ho preparato delle pizze, perché la pizza è sempre buona se devi uscire con una ragazza. Maschietti, imparate, pizza sempre perfetta per ogni appuntamento, mi raccomando. E costa anche poco ed è sempre buona, quindi... Ciao! Ah, ecco, è arrivata. Non credevo che prendesse la cosa così seriamente, cioè si è vestita proprio bene, ok. Ok, non credevo prendessi la cosa sul serio, cioè ho detto vabbè usciamo, una roba tra amici, se cambiata proprio tutto, invece di essere tutta nera, dark, con cose, lei tranquilla, così, rosa, è molto carina, lo devo ammettere, non devo, ritieniti importante, sono un po', cioè onorato effettivamente, però boh, mi fa così strano vederla totalmente cambiata. Che carino! Ah, c'è un... Non mi ricordavo di averlo comprato. Ah, vabbè. Comunque ti ho comprato una pizza. Adesso gli diamo la pizza che ho preso apposta per lei. Perfetto. E niente, ci possiamo mettere a mangiare tranquillamente, non è un problema. Buon appetito! Sei molto carino. Oh, grazie, che dolce. Ti ho visto su YouTube. Ok. Ti sto vedendo anche adesso. Non lo so, cioè mi ha visto? Quindi mi senti anche? Mi stai dicendo questo? Mi stai dicendo che sei tipo dentro il mio computer e mi puoi vedere dalla webcam mentre registro, mentre è accesa? E stessa cosa dal microfono. Ok, comunque, essendo che a sto punto mi senti, tipo, ti ho fatto un regalino, te lo posso dare tranquillamente. Eccolo qua, ti ho regalato un bellissimo orsacchiotto. E non so cosa ti poteva piacere esattamente, quindi... Prego. Ok, la cosa è un po' imbarazzante, tipo, tu mi vedi, ma io non... Vedo te... Quindi anche io ti ho fatto un regalo. Ho visto che è 472 Robux. Aspetta, quant'è che ne ho esattamente? Fammi controllare. Cavoli, ma ne ho davvero 472 metri uno screen? What? Cosa hai fatto? Me ne hai aggiunti? Non ho capito. Sì. Oh, grazie. Guarda, grazie mille, però se te la potresti smettere di spiarmi perché non mi sento molto mio agio, quindi... Cioè, mi fa piacere che mi trovi carino e tutto il resto, però non mi sento mio agio. Ok, scusa. Cioè, sì, perché sai, non... Cioè, immagina anche te un attimino, mettiti nei miei panni, non è proprio... No, tranquilla, non è chissà quanto un problema, però... Non è molto piacevole il fatto di sapere che qualcuno ti potrebbe spiare in qualsiasi momento. Si è fatto tardi, e già, quindi, tipo... ti saluto, so che mi senti, quindi ti saluto, è stato un piacere. E... Magari, ok, possiamo... Abbraccio... Dai, sarà pure un hacker che ti può entrare nel computer, però è troppo dolce, dai. Oh, dai, ma che adorabile. Ok, va bene, quindi... ciao, è stato un piacere. È stato un piacere, grazie di tutto. Ok, dai, è simpatica dopo tutto. Sono uscito con lei. Un pochettino strano, un pochettino traumatizzante, dovrei dire, perché non è proprio... Dante spiante.
feel I'm a sad llama, mentally disturbed llama, super llama, drama llama, big fat mama llama. Happy llama, sad llama, mentally disturbed llama, super llama, drama llama, big fat mama llama. Happy llama, sad llama, mentally disturbed llama, super llama.